Eccoci qui ragazzi, oggi faccio un video di spiegazione a un articolo fatto da Angelo Delicato su Skimbo, no? Il blog su cui scrivo, tanto per ricordarlo. Allora, l'articolo, vabbè, in questo momento è il primo, comunque è Google Images a Grapponi, che sarebbe questo nuovo servizio di Google che ho già in questa nuova scheda, che fra poco andremo a vedere. Questo è un servizio che ci fa vedere, come ho scritto molto bene nell'articolo, le immagini, diciamo per somiglianza, quindi potremo, come si può dire, vedere, non lo so, per esempio, cosa che capita spesso, si va su Google, no? Io qua non ce l'ho, google.com, no, c'è un'altra, Safari. Ecco, adesso crash. No. Google.com, questo qui è Google Image, è quello nuovo, no? Lo stanno sviluppando ancora, diciamo. Questo è il classico Google Immagini. Ok, se noi cerchiamo Apple, vedremo che ci saranno alcuni doppioni o comunque immagini molto simili. Per esempio queste tre. Vabbè, si sì, cambia leggermente il colore, però questa e questa soprattutto sono molto simili. Oppure comunque questa e questa con questa con questa. No, ci sono immagini veramente, sì, è questa con questa con questa. Cioè, vedete che ci sono tantissimi doppioni. Come se cerchiamo, per esempio, iPhone. Guardate quanti doppioni, no? E tante volte bisogna stare qui a navigare tra tantissime pagine per cercare quella desiderata. Se non ci fossero doppioni, chiaramente avreste meno problemi. Per questo Google sta sviluppando questo nuovo servizio. Per esempio, se noi andiamo a scrivere, scusate, Apple o Apple, ci esce questa cosa qui. Allora, abbiamo questa immagine di anteprima, questa, quindi questa immagine diciamo finta, questa mela rossa, un iPhone, questa immagine qui di un keynote, questa immagine mi sembra di Facebook o comunque dei vari prodotti, questa mela verde, un altro iPhone, questo non so cosa sia, questi sono paesaggi, aggiornamenti di sistema e il Finder. Allora apriamo questa, clicchiamo, ecco. Vedete che ci ha fatto vedere tutte le immagini simili, senza mostrarci i doppioni, no? Cioè qui nell'elenco ce n'è solo una, cliccandoci avremo tutti i suoi simili. Ricliccando su un'immagine avremo ancora, ecco, in questo caso non ci sono altri simili, quindi ci dà il link diretto che aprendolo abbiamo l'immagine. Vabbè, qui su WordPress non c'è più, amen. Cliccando così si ritorna indietro. Mela rossa, vedete? Tutte le mele rosse e il bello che poi si sdoppiano di volta in volta, quindi questa mela rossa è uguale a questa, poi abbiamo questa che è scusate, non so, vedete questa e questa che sono praticamente speculari, no, all'inverso, poi abbiamo questa che non ha altre biforcazioni, diciamo. Chiaramente è un flash, vedete, ingrandisce, è sì, adesso mostra tutto. Oh. Ecco, non si può tornare alla dimensione originale. Perfetto. Quindi è tutto flash. Per esempio, qui abbiamo le immagini dei keynote e vi fa vedere tutte le immagini dei keynote. E si può navigare, vedete, tornare qua. Oh. L'immagine degli iPhone. Questi qui sono tutti gli iPhone con sfondo nero. Oppure cliccando qua, l'iPhone con sfondo bianco o le foto dove ci sono due iPhone. Vedete, ecco, per esempio, per dire quanto è sofisticato, qua abbiamo due iPhone che si vedono in entrambi lo schermo e qua abbiamo quattro iPhone che si vedono in tutti e quattro lo schermo. Idem, se invece io torno qua e vado per esempio nella versione questa con le custodie, ci fa vedere gli iPhone con le custodie. Se io vado in questa dove c'è anche il retro, gli iPhone con il retro, vabbè, tranne questo adesso chiaramente non è così sofisticato, però direi che è abbastanza avanti come cosa, come software, come sito.
Possiamo fare un'altra prova, per esempio, vediamo con Skimbo cosa succede. Search. Dai. Che vuoi? Allora, Skimbo. Ah, scusate. Ah, essendo soltanto una demo, non ci sono ancora tutte le parole. Non avevo letto. E vedete, ci sono queste parole più alte, penso, almeno spero. Se io scrivo Microsoft, esatto, sì, vedete, cioè ci sono soltanto ancora le maggiori cose. Questa però è un'immagine negativa. Per esempio, per farvi capire, se noi scriviamo, non lo so, pendrive, la prima roba che mi viene in mente. No, ho scritto male. Allora, pen drive. No, staccato, me lo prendi? No. Insomma, è un servizio ancora bello beta, eh? Google. Ecco, Google non puoi non prendermelo. Ma no, Google. Basta, va. Uffa. Non posso scrivere soltanto Google. No, Google non c'è ancora. Se poi riuscissi a scrivere. Sì, mi sembra un attimo buggato come cosa. Non so se sono io che sono fuori. Ma non mi sembra così eccezionale la ricerca. Dopo questa. Il flash funziona. Quindi scusate tutte queste interruzioni nel video, ma non riesco ad andare avanti perché non riesco a scrivere. Vabbè, comunque anche qui in Google vediamo il classico logo e i classici doppioni del logo. Google Earth, vedete, c'è veramente avanti. Se andiamo a cliccare qua, in questo insieme, vedete, diviso in insieme, diciamo. Possiamo tornare direttamente al primo, possiamo cliccare in un'immagine del primo, cioè, veramente stupendo. Consigliato, quindi potete trovare l'indirizzo su skimbo.it slash 2010 slash 01 slash 12 google slash google barra images barra a barra grappoli e trovate tutto l'articolo veramente interessante. Grazie per avermi seguito, quindi questa era Google Image, la nuova versione che ancora non penso, cioè non è proprio, non so se sia proprio una beta, però comunque vedete ci sono ancora poche parole, cioè poche ce ne sono. Proviamo queste qui un attimo consigliate. Ah, vedete che bello, qua ci sono, vediamo i paesaggi notturni, ecco, veramente avanti e avete tutti i paesaggi notturni con la Torre Eiffel e non lo so, da sotto così con nuvolo. E ne abbiamo altri simili. Insomma, stupendo direi. Questa qui con lo sfondo bianco, per esempio, no? E ne abbiamo altri con sfondo bianco. Grazie per avermi seguito. Quindi, ottimo servizio. Venite su skimbo.it al prossimo video.